Presidente, innanzitutto benvenuto a Lanciano. Grazie e buonasera a tutti. Il primo capoverso del Manifesto di Futuro e Libertà parla di etica. Etica è una parola breve, sono appena 5 lettere. Ma come mai non trovo spazio nel vocabolario dei comportamenti di molti italiani? E poi etica della responsabilità, perché non viene valorizzata, rispettata dagli uomini pubblici? L'etica della responsabilità significa anche saper calibrare le dichiarazioni, non avere volgarità nei comportamenti con coloro che sono a capo delle parti fondamentali dello Stato. Innanzitutto ripeto, grazie a Toto, a Masuti, grazie a ognuno di voi, a tutti quanti voi per questa bellissima manifestazione. La prendo come un segnale di incoraggiamento e, se me lo posso permettere, di stima. Davvero grazie, perché viviamo un momento complicato, un momento in cui è indispensabile avere coscienza di aver fatto ciò che si riteneva giusto, non ciò che si riteneva utile, un momento in cui confrontarsi con la pubblica opinione è estremamente importante. Mi ha posto una domanda impegnativa: etica pubblica. Premetto, personalmente detesto i moralisti. Chi sale in cattedra e fa la morale agli altri, 9 volte su 10 dovrebbe guardare nel profondo della propria coscienza. Parlare di etica pubblica in un manifesto politico non ha nulla a che vedere col moralismo. Significa unicamente richiamare tutti al senso di responsabilità, al rispetto del dovere che si deve avvertire nei confronti della pubblica opinione. Non fosse altro che per fornire un buon esempio ai più giovani. Questa è una società che ha tanti problemi, la nostra. Credo che tra i problemi maggiori vi sia la difficoltà per i giovani di individuare dei buoni esempi. Etica pubblica vuol dire senso della misura, rispetto degli altri, consapevolezza del ruolo che si riveste, necessità di impegnarsi per fornire un buon esempio. Etica pubblica come comportamento collettivo della politica, se la politica vuol tornare ad essere interesse generale. Politica deriva da polis, interesse della città. La politica non è l'interesse di una parte a discapito dell'altra. La politica deve essere il bene comune. Non credo che ci possa essere la possibilità di raggiungere il bene comune se alla base dei singoli comportamenti politici non c'è anche l'etica pubblica. Mi rendo conto che è un termine che non è nel vocabolario, come lei diceva, ma è un termine che deve essere rimesso nel vocabolario della politica se vogliamo distinguere la politica dalla propaganda. A me piace dire che viviamo in un momento in cui c'è un eccesso di propaganda e c'è un deficit di politica. C'è un eccesso di tattica e c'è un deficit di strategia. Viviamo in una fase in cui il contraddittorio è sempre riferito a quel che abbiamo alle spalle. La politica oggi usa lo specchietto retrovisore. È sempre un problema ereditato dal passato, bisogna sempre guardare indietro, è sempre responsabilità di chi c'era prima. Nella migliore delle ipotesi la politica si concentra sul quotidiano, quasi mai la politica cerca di immaginare il prossimo futuro e di prepararlo. Ecco, se vogliamo ridare alla politica anche questa dimensione finalizzata a costruire l'Italia di domani, inevitabilmente dobbiamo ribadire la necessità di comportamenti che siano all'insegna di un'etica pubblica, il che, lo ripeto, non ha nulla a che vedere col moralismo. Non si giudicano gli altri, ognuno si guarda nella coscienza e tante maggiori sono le responsabilità che ha. Tanto più forte deve essere la necessità di adempiere ad un dovere e di essere d'esempio. Se lo volete in altre parole, questa è una fase in cui tutti rivendicano un diritto, una pluralità di diritti. Etica pubblica vuol dire che non ci può essere un diritto da rivendicare se non si è pronti contemporaneamente ad adempiere ad un dovere. Sono cose che un tempo venivano insegnate dai padri ai figli, oggi si sono forse un po' perse nella società. Credo che la politica debba ritrovare questi principi se vuol cambiare passo e rientrare in sintonia con la società. Presidente, ma come si possono garantire coloro che si comportano bene, coloro che rispettano le regole? Come si garantisce loro la sicurezza? Come si riesce, insomma, a tutelarli veramente? Ma
almeno in teoria la risposta è facile, poi in pratica non sarà semplicissimo, ma si tratta di garantire il rispetto di uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione, quell'articolo che recita che la legge è uguale per tutti. Con un codicillo, se volete, che se la legge è uguale per tutti, chi sbaglia deve pagare. Se riusciamo a dar vita a delle istituzioni che rispettano e fanno rispettare questi due principi, il cittadino ha ragionevole certezza di vivere in una società in cui la libertà non diventa l'arbitrio del più forte nei confronti del più debole, ma la libertà è vissuta come garanzia per tutti di avere il medesimo trattamento e di essere per davvero uguale all'altro cittadino. Se viene meno questa certezza e se si insinua il sospetto nel cittadino che l'Italia è sempre il paese dei figli e dei figliastri, che l'Italia è sempre il paese in cui in un modo o nell'altro il furbo se la cava, se non riusciamo a dimostrare che essere onesti paga in termini di rispetto, in termini di riconoscimento, in termini di gratificazioni da parte della società, beh, se non riusciamo a determinare questa condizione diventa più difficile dire ai ragazzi, beh, rigate diritto, rispettate certe regole, rendetevi conto che avete dei doveri cui adempiere. È un po' la rielaborazione del concetto precedente. Etica pubblica significa esempio pubblico. L'esempio non può che essere basato sul rispetto di alcuni fondamentali principi. E il principio numero uno di una democrazia, proprio perché è democrazia, governo di un popolo, è che la legge deve essere uguale per tutti. Negli ultimi tempi, diciamo che qualche problema al riguardo c'è stato. Rispettare le regole fa bene all'economia, ma è importante soprattutto ripristinare il merito. Lei ha avuto un incontro a Chieti con degli studenti, ma parliamo anche del futuro di questi giovani. Meritocrazia significa azzerare i privilegi della nascita, creare una concorrenza, dare l'opportunità a tutti di correre senza ostacoli. Ecco, il progetto di Futuro e Libertà, a proposito, cosa offre? Guardi, innanzitutto grazie per aver ricordato che oggi c'è, anche se in pochi se ne accorgono, una emergenza, o meglio, una questione, che io definisco la questione generazionale. Viviamo in un momento in cui, per la prima volta dopo molti anni, i nostri ragazzi hanno timore del loro futuro. E non perché i nostri ragazzi siano peggiori dei loro fratelli maggiori o dei loro padri, ma unicamente perché viviamo in un momento in cui, se si chiede ad un giovane, ma fra 10 anni come immagini il tuo vivere quotidiano? Per la prima volta ci si sente dire che teme, quel giovane, di arretrare, perché i giovani sono consapevoli che buona parte della qualità della loro vita deriva dal sacrificio della loro famiglia. È la prima volta dopo molti anni che i giovani non hanno più la speranza di un miglioramento sociale, di una salita in quella che è un'ideale gerarchia sociale. Questa è una preoccupazione che deve essere in capo in primo luogo alla politica. E ovviamente se si ha questa preoccupazione bisogna poi far discendere delle conseguenze. La prima conseguenza è proprio quella che diceva lei. Noi dobbiamo dar vita a delle riforme che nel limite del possibile selezionino il merito, le capacità. Dobbiamo dire e dobbiamo dimostrare ai nostri figli che chi lavora di più guadagna di più, che chi studia va più avanti di chi non studia, che chi è bravo, ed è bravo perché si impegna, riesce in modo più agevole rispetto a chi non si impegna più di tanto. Questa è la ragione per la quale, pur con tanti problemi, abbiamo convintamente sostenuto la riforma Gelmini. È una riforma che certamente ha il difetto di essere sottofinanziata, ma ne parleremo, le risorse oggi sono quel che sono. Ma finalmente è una riforma che stabilisce un principio di avanzamento e di selezione per meriti. Ho incontrato i ragazzi poco fa all'Università di Chieti, Pescara Chieti, all'Università d'Annunzio. In molti casi sono ragazzi in assoluta buona fede,
in alcuni casi palesemente strumentalizzati. Mi ha fatto piacere vedere però che hanno la stessa volontà che avevamo noi alla loro età di cambiarla la società. Guai se si rassegnano, guai se c'è la bulia, guai se dicono non c'è più nulla da fare. Poi è evidente che bisogna invitar loro a riflettere per davvero su che cosa significa uguaglianza, su che cosa significa merito. E mi sono, se me lo permettete, divertito a chiedere ad alcuni tra di loro, che erano chiaramente orientati a sinistra in termini politici, ma secondo voi l'uguaglianza che cos'è? Nascerà davvero un giorno l'alba radiosa e tutti gli uomini saranno uguali perché tutti arriveranno allo stesso livello della società, non ci saranno più i ricchi e i poveri, i figli dei notai e i figli degli operai? È chiaro che questa è la più colossale utopia del secolo scorso. L'uguaglianza è il partire alla pari, non arrivare allo stesso punto della scala sociale. E anche il merito, a ben vedere, non può essere visto in ragione della condizione sociale. Credo di averli messi un po' in difficoltà quando gli ho detto, erano chiaramente molto di sinistra quei ragazzi, ma è più bravo il figlio del notaio che da 5 arriva a 7 o il figlio dell'operaio che da 1 arriva a 4? 7 è più alto di 4, ma non è una gerarchia come se fosse una classifica, è il miglioramento, è l'ascensione sociale, è la possibilità di scalare dei gradini. Ecco, io credo che la politica debba cominciare seriamente a riflettere anche su queste questioni. Non può essere solo propaganda, non può essere soltanto il reciproco insulto, non può essere soltanto è colpa degli altri. Voglio fare un esempio. Oggi il problema dei giovani è anche nella tremenda difficoltà che c'è di trovare un lavoro. Non è detto, giustamente, prima ha detto l'Abruzzo è in 16ª la realtà nazionale, forse ne parleremo, è una realtà in cui la crisi economica e sociale comincia a mordere, che ne dica il nostro Presidente del Consiglio, che beato lui continua a dire che tutto va bene, sembra quasi che sia il paese dei balocchi. Problemi ci sono e mi sarebbe bello se li ammettesse qualche volta. E magari sarebbe ancora più bello se dicesse che magari qualche responsabilità è anche del governo, invece è sempre colpa di qualcun altro, ma voglio stare sul tema. Il mercato del lavoro oggi è un mercato flessibile, è inevitabile che sia così. Non tornerà mai più il tempo in cui ci sarà il contratto a tempo indeterminato per tutti. Tra l'altro l'epoca del posto di lavoro ha determinato, è una delle cause del grande debito pubblico. C'è una differenza di fondo tra il posto e il lavoro. Il lavoro produce ricchezza, il posto il più delle volte è un carico per la collettività, perché poi quegli stipendi li deve pagare. Nel passato quanti posti sono stati creati e pagati dalla collettività senza che a quei posti corrispondesse davvero il lavoro, la produzione di ricchezza? Dicevo, non tornerà il giorno in cui si dirà state tranquilli perché avrete tutti un posto di lavoro assicurato. Contratti a termine, contratti flessibili, contratti part-time, ma in Italia, più che in altri paesi europei, questo determina il problema della precarietà. I nostri figli non si sentono sicuri perché oggi hanno un lavoro, poi tra 6 mesi non c'è più, poi forse viene rinnovato, con tutte le conseguenze. Non mettono su famiglia, non escono di casa, guardano al futuro con timore. Allora, se si ragiona sulla condizione giovanile, io credo che ad esempio bisognerebbe fare in Italia quello che hanno fatto in Germania. Io e lui siamo dipendenti della stessa azienda, abbiamo la stessa identica mansione, le stesse responsabilità, lo stesso orario. Lui ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, io ho un contratto di lavoro a tempo determinato. In Germania la busta paga del ragazzo che ha un contratto di lavoro a tempo determinato è molto più consistente rispetto alla busta paga del collega che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Perché se non puoi garantire certezza dell'occupazione, almeno cerca di garantire potere d'acquisto del salario. Faccio questo esempio.